Paolo Freire, quando è stato ministro dell'educazione a San Paolo, si dice segretario municipale dell'educazione a San Paolo, implantò l'educazione popolare come politica pubblica, come voleva 50 anni fa, negli anni 60. E questo non abbiamo adesso a livello nazionale, anche non abbiamo questo anche negli stati. Allora, perché dobbiamo cambiare il concetto di qualità, non una qualità semplicemente tecnica, per una qualità politica, una qualità sociale dell'educazione. Abbiamo avuto un momento speciale nel Brasile, nella lotta contro la dittatura, e dopo 21 anni abbiamo un periodo che comincia nel 1985 di democrazia. Questa democrazia si radicalizzò con conquista di nuovi diritti, a partire soprattutto negli ultimi 12-15 anni, due decenni di questi ultimo tempo. Fra i diritti, credo che l'educazione è stata beneficiata, non in tutti i livelli. Per esempio, l'alfabetizzazione di adulti, che era la priorità di Paolo Freire, è un po' diminuita l'alfabetizzazione, ma non abbiamo avuto eliminare l'analfabetismo. Abbiamo una tassa di analfabetismo turno 10%, e se parliamo di analfabetismo funzionale 20%. Oggi, con la società di informazione, di comunicazione, senza avere accesso alla cultura letterata, al letteramento, all'alfabetizzazione, credo che è un deficit grande. Allora, abbiamo conquiste, soprattutto nel livello di accesso all'insegnanza superiore. Abbiamo universalizzato l'insegno fondamentale, non il medio, l'insegno fondamentale, basico, ma abbiamo ancora le nostre grandi sfide, che è una educazione di qualità,